Siamo alla prima de Il Fatto Reg. Abbiamo qui Puni, un ospite d'eccezione che intervisterà Zio Pino e Don Danny, i due artisti che suoneranno nel locale Il Silver. Noi siamo i Pistoni, stiamo lavorando per Il Fatto. Una domanda, come mai piace questa festa? Sì, sì, a me piace, diciamo, un po' di feste che ci sono in giro, poi... Ma seguo il genere reggae? Diciamo che io seguo parecchi generi, diciamo, se mi piace della musica la seguo, ma non mi limito a un solo genere. Comunque il reggae è un genere che mi affascina. Io volevo dire, cioè, diciamo, è una domanda che stiamo facendo un po', diciamo, a tutti, ma lei ha una mente pensante? Spero di sì. Cioè. No, okay. Possiamo andare? Mo? Sì, andiamo, ok. Salve. Allora, che ne pensi di stasera? È una bellissima serata e speriamo che capita spesso. Manda un saluto a tutti gli amici del Fatto. Salute a tutti gli amici del Fatto e speriamo che questa cosa sarà una cosa che faremo anche altre volte, perché non è basta solamente, perché sono cose che non capitano, bisogna approfittarsi, anche ringraziare a voi, perché è una bellissima esperienza. Don't they like you want me, me say Kaki gone up in a punani, me say Underneath you no cranny, me say Con Zio Pino alla prima tappa del Fatto Reggae Tour. Yo, Il Fatto Reggae Tour in giro per tutti i migliori pub della città di Molfetta. Allora, Zio Pino, questa sera abbiamo come ospite Don Danny, che sentiremo tra un po'. Cos'è per te il reggae? Che cosa può portare il reggae alla Puglia? Il reggae è una bella maniera, un bel modo per stare insieme alla gente e divertirsi e ballare e ritrovarsi ogni sera o quasi. E allora, che messaggio vogliamo lanciare a chi si è perso questa serata e vuole venire alle prossime? Allora, la prossima serata è all'Off Street Café e ci sarà ospite la Shanty Crew. E questo è il ragamuffin, e questa è la storia per ritrovarci a ballare. Shamanin mo, per lo vuoi uno, lo vuoi niente, mo, io do. Hey!